partecipato alla spedizione sull'Everest nel 1980 con Francesco Santone e Kurt Dimberger, con i quali nell'83 ha affrontato anche il K2 dopo aver perlustrato per un anno la zona di accesso allo Spigolo Nord, avventura a cui è dedicato questo volume edito dall'Altra Riva e curato da Follin e Pizzarello, ha conquistato le vette di ogni angolo di mondo, ma di tutto questo nei prossimi minuti sentirete parlare pochissimo. Sì, perché Enzo Demenek, Bubu per gli amici, anzi per tutti, è uno strano alpinista. Alza le spalle se gli chiedi delle sue imprese, ma si infiamma se si parla di cura del territorio, a cominciare da questo pendio di cui si prende cura ai 1500 metri di Rodena, in mezzo ai boschi della Val Canali, all'ombra del Cimerlo, con davanti la cornice delle montagne di casa per un feltrino che vive a Tonadico, il Sas de Mura, il Piz de Sagron. È nella baita in cui vive durante il periodo estivo che lo abbiamo raggiunto insieme al direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO, Marcella Morandini. Volevamo realizzare un'intervista sul suo modo di vivere e intendere l'alpinismo, ma a tavola è nata una schietta chiacchierata e allora, beh, ne abbiamo approfittato. Avete attraversato il deserto dei Gobi per un anno, tu e Kurt Dimberger, il K2. La mia grande fortuna è che sono andato là con un grande personaggio che si chiama Kurt Dimberger, che lui era stato nella Nord di Gashebrum con Hermann Bull, che è morto al Chamolise, poi Hermann Bull, il famoso Hermann Bull. E praticamente un certo giorno, quando attraversavamo la catena del Kuanlun, da un passo, da un famoso Agil Pass si chiama, lui ha visto di lontano il biancore della neve e si è ricordato che quella era il Nord di Gashebrum, che lui aveva visto all'alto. Praticamente così siamo riusciti ad orientarci ed andare praticamente verso la nord del K2. Nessuno era mai passato di là. Marco Polo oltretutto era passato abbastanza vicino e aveva detto: e quando si cavalca per ben 40 giorni e le montagne sono così alte, i cibi non cuociono altrettanto bene, nessun uccello vola lassù e i contadini con le corna delle capre fanno grandi scodelle, qui si dice ci sia la montagna più alta del mondo. Questo è scritto, questo è il testo del Milione di Marco Polo, pensa, ed era vero, praticamente era vero. Che lo vuoi? L'importante è essere qui comunque, questo giorno, essere qua, in questo luogo qua. Ecco perché io sono ritornato qua, perché ho girato tutto il mondo, ma in realtà le più belle montagne del mondo sono proprio qua. Io non voglio essere ricordato, voglio che la gente ricordi il territorio. Non c'è molta traccia di tutte le grandi imprese che hai fatto, questo ho il sospetto che abbia a che fare con il tuo carattere. Sì, credo proprio di sì. E secondo me, credo anche che non... Sono contento se non si troverà traccia di queste, perché già troppe persone scrivono. Il territorio bisogna viverlo. Non ho parole per spiegarti questa cosa. E non amo tanto la pubblicità. Amo il silenzio quando vengo a dormire qua nel fieno. Sto benissimo, sono avvolto nei miei pensieri. E credo che sia la cosa migliore, forse migliore di un libro. E credo che la cosa migliore la state facendo voi oggi. Che venite a chiedere. Questa è la cosa migliore. Pensate, venire a chiedere a me una cosa così, siete venuti in questo territorio e avete forse visto qualcosa che vi piace anche a voi. È un posto fantastico, che si vede che non è lasciato al caso, ma che c'è un grandissimo lavoro dietro, di cura, di sfalcio, di amore per il territorio. Cosa stai facendo esattamente qui? Mi sono prefisso una cosa quando giravo il mondo, perché quando ero ragazzo e cominciavo a arrampicare, attraversavo questi posti ed erano bellissimi, erano tutti falciati, sai, andavo al velo per esempio di qua e mi ricordo questo posto bellissimo. E la cosa che voglio fare adesso è conservare questi luoghi come li ho visti quando ero giovane. È venuto anche Mario Ivanistern qui, vero? Sì, sì. Perché praticamente lui aveva le mie stesse, no, io ho le sue stesse idee. Per esempio quelle di conservare il territorio come è, ossia l'uomo è sempre stato in montagna e questo luogo così bello noi lo conosciamo proprio perché è l'uomo che lo ha fatto diventare anche bello, ossia questi prati, questi boschi ben curati fanno sì che il territorio sia bello. Se secondo me, e vado un po' contro tendenza, lasciare l'incuria
in questi luoghi non va bene perché non è bello, il bosco non è bello, il prato non è bello. Questi luoghi sono sempre stati così, non so, da centinaia, migliaia d'anni. E io credo che il conservarli così sia doveroso. Tutti parlano di biodiversità, bio questo, bio quell'altro, ma sono solo parole. Bisogna venire qui per vedere cos'è la biodiversità e lavorare, perché si fa fatica comunque in questi luoghi a lavorare. Però quando uno viene qua e semplicemente dice oh che bello, mi ha pagato. Ma non ti dispiace che il racconto che prevale anche sui mezzi di comunicazione sia quello della montagna delle prestazioni, della montagna vissuta come uno spazio da conquistare? Non ti arrabbi? Non vorresti che la tua voce emergesse più forte, raccontare anche la tua versione dei fatti in contrapposizione a quello che sui mezzi di comunicazione sembra essere un'unica voce monolitica? Secondo me no, perché rischi di cadere in retorica e tenerti forse un po' le cose per te, forse va bene, perché vedi, voi siete venuti a chiedere, vi è venuto un dubbio, vi avete chiesto. Le persone che non verranno a chiedere, non hanno dei dubbi, è meglio che rimangano dove sono e pensino quello che stanno pensando. Ma poi rischiano di essere la maggioranza. Va bene, sono la maggioranza. E noi saremo comunque sempre delle gocce in mezzo al mare. Forse non ho questo potere, non ho la chiave di queste cose, ma facciamo ritornare l'uomo in montagna. Questo credo sia veramente il toccasana per le montagne. Facciamo ritornare l'uomo in montagna dove è sempre stato. Io non lo so, ho studiato poco, ma mi hanno sempre insegnato che i primi insediamenti erano a mezza costa. Facciamo che ritorni l'uomo a mezza costa, dai. Si spendono soldi per far non so quante cose e forse non si pensa che c'è anche veramente qualche giovane volontario che forse potrebbe vivere anche di questo. Quali sono oggi gli spazi inesplorati? L'Himalaya è qui oppure è altrove? Beh, non parlo dell'Himalaya perché come tutti voi sapete cosa c'è oggi in Himalaya, forse è meglio che non parlarne proprio. Io credo che quell'Himalaya che la gente comune immagina non è più là, ma è qua, perché se tu ti allontani 2 ore da questo luogo qua, non trovi più tracce di un sentiero se non lo conosci. Allora vedi che la scoperta è ancora qua, e non per caso sono le montagne più belle del mondo. E per dire questo, bisogna veramente aver girato tutte le altre. Solo allora puoi capire che le nostre sono le più belle. Continuiamo a parlare di cura del territorio. Nella scorsa puntata Renato Minuti ci aveva portato alla scoperta dell'antico abitato di Tamar in Val Tramontina, non lontano dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, borgo ora risistemato e dai cui ruderi è fiorito uno splendido bivacco che sta contribuendo a far rivivere la valle. Oggi ci spostiamo di qualche chilometro lungo antiche tracce che non mancano di riservare qualche sorpresa, fino ad un altro borgo antico, quello di Palcoda, dove grazie a un finanziamento è stato possibile recuperare anche l'antica chiesa di San Giacomo. Renato, pochi sanno che qui oltre alla lince, il lupo, l'orso, c'è anche il leone. Sì, qui abbiamo il leone di Pala, una struttura in roccia, naturale naturalmente, che si è sviluppata nei millenni e che abbiamo casualmente scoperto facendo questa attività di manutenzione dei sentieri di cui sono appassionato, per il servizio anche degli escursionisti e non. Sulla strada per Palcoda incontriamo anche una vecchia fornace di calce. Come funzionava? Allora, praticamente c'era questa struttura che si riempiva a metà, quindi la metà superiore, con i sassi da calce, i sassi molto calcarei, mentre la metà inferiore veniva riempita con la legna che doveva ardere per circa una settimana per appunto cucinare questi sassi fino ad ottenere la durezza desiderata, quindi la calce. Il villaggio è stato costruito non come in altri borghi, facendo un po' alla volta. Questo è un villaggio ex novo e questo si nota anche
dal fatto della qualità dell'architettura dei muri. E qui c'era il bestiame, che era l'unica fonte di reddito per la famiglia, e qui vivevano nel periodo di maggior floridità 120 persone. È vero che qui si facevano anche cappelli? Sì, questo qui è un aspetto paradossale. La famiglia Masutti, che era originaria di queste zone, di questo borgo in particolare, aveva sviluppato una grande intelligenza nel commercio. Faceva arrivare i cappelli dalla zona di Firenze, arrivavano a Trieste con delle navi, poi venivano portati qui a Palcoda con i muli, e da qui poi si venivano compattati, venivano sigillati dentro le botti con la resina, in modo che fossero le botti idrorepellenti, e poi si creavano delle carovane di 20-30 muli che venivano commerciati nei magazzini di Rotterdam e Amsterdam. Questa valle è incredibile a dirsi, ma sta avendo un rilancio proprio partendo dal basso, partendo da chi si è sporcato le mani per passione ed ha fatto rinascere tutto questo. Certamente, l'amministrazione pubblica ci ha dato una mano notevole, anche per la collaborazione che c'è tra la Proloco e il Comune, e siamo riusciti insieme a condividere dei progetti, a portarli avanti e risolvere le piccole problematiche che ci sono. Sicuramente il volontariato è stato fondamentale in tutto questo tipo di attività. Volontariato che oggi scarseggia un po', è passato un po' una generazione, ci auguriamo di aver seminato bene anche nei nostri figli e nei nostri nipoti, e che si possa continuare a sviluppare. E i turisti sembrano apprezzare, a giudicare dalla testimonianza di questo olandese incontrato per caso. Yeah, I was just staying on the campground Val Tramontino in Tramonti di Sotto. Sto al campeggio Val Tramontina. Ho prenotato tramite i social e quindi ho trovato questo posto. Loro mi hanno consigliato questa escursione di venire in Palcola. Ieri sono stato anche a Tamar con mia figlia di 5 anni. Questa è stata un'esperienza molto bella, sono luoghi molto belli e quindi sono contento. It's really beautiful. In montagna occorre sempre tenere d'occhio i bollettini meteo, e così, a malincuore, l'ultimo degli incontri d'altra quota previsto per sabato 25 agosto al rifugio Berti Vallon Popera in Comelico è stato annullato. Era prevista la presenza anche in questa occasione dello chef del ristorante El Moline di Cavalese, Alessandro Gilmozzi, sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO e noto per il suo sapiente utilizzo delle erbe spontanee delle Dolomiti, e dei produttori della rete di qualità della Fondazione Dolomiti UNESCO. L'evento era stato presentato in settimana nel corso della conferenza stampa ospitata nella sede di Belluno di Intesa San Paolo, che ha scelto di sostenere le iniziative della Fondazione, in particolare gli incontri d'altra quota. Vogliamo sostenere il territorio con tutte le aziende e le imprese che ne fanno parte, e vogliamo dare la possibilità a tutti di ristrutturare anche i propri edifici, riqualificandoli per la destinazione turistica, tanto è vero che abbiamo messo a disposizione un plafond di 5 miliardi di euro a livello nazionale con l'accordo con il MIBTAC, che abbiamo anche noi a cuore, tutto l'agroalimentare chilometri zero, quindi portiamo anche noi nei nostri portali di vendita e-commerce i nostri prodotti dei clienti con le eccellenze a livello italiano, per farle conoscere a tutto il mondo. Rimandato dunque a data da destinarsi, l'appuntamento con la cucina dello chef e con i gestori Bruno Martini e Rita Zandonella, che da ben 41 anni gestiscono il rifugio Berti con passione e competenza. Resta però, oltre al ricordo dei due incontri precedenti al rifugio Galassi e al rifugio Dal Piaz, il lavoro di rete portato avanti nel corso dell'estate tra i gestori di rifugio, i produttori e tutti i soggetti del territorio che hanno collaborato alle varie iniziative. Questo è il commento del consigliere della provincia di Belluno, Ivan Minella. E crediamo fin dall'inizio, perché chiaramente la provincia di Belluno, essendo parte del patrimonio universale delle Dolomiti, è una parte anche abbastanza rilevante, da sempre crede che l'integrazione fra i vari sistemi e le varie amministrazioni provinciali che compongono le Dolomiti UNESCO sia un inizio per creare una rete che superi i confini e crei forza anche dal punto di vista turistico del marchio delle Dolomiti UNESCO, ma non solo dal punto di vista turistico, ma anche dei produttori.
Da parte del direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO, Marcella Morandini, il ringraziamento a Intesa San Paolo per il supporto e una sottolineatura: la gestione a rete è la grande sfida del laboratorio Dolomiti, un impegno che resta valido anche se la pioggia ha impedito di concludere questa estate ricchissima di eventi con la festa dedicata alla qualità, al Rifugio Berti. Vale la pena però di citare le aziende che hanno collaborato all'ultima tappa: la cooperativa La Fiorita di Cesio Maggiore, la società agricola Canop di Rivamonte a Gordino, la bioapicoltura di Nonna Giovannina a Calalzo, l'artigianale del Grillo di San Pietro di Cadore, la società agricola Saliette di Clout e la società agricola Bdè di Casamazzagno. Gli incontri d'altra quota comunque torneranno il prossimo anno, mentre le reti continueranno a lavorare per costruire insieme una sempre maggiore consapevolezza di vivere e lavorare in un territorio patrimonio dell'umanità.